Belvederese contro Ancondorica, ovvero la semifinale playoff del girone C di seconda categoria fra la seconda e la quinta della classe al termine della regular season. In palio un posto nella finalissima che poi manderà agli spareggi Intergirone per decretare le promosse in prima categoria. La Belvederese, colori sociali rosso-verde, contro l'Ancondorica con pagina anconetana dai colori sociali bianco e rosso, hanno chiuso rispettivamente al secondo e al quinto posto in maniera, possiamo dire, anche paradossale, perché prima dell'ultima giornata era proprio l'Ancondorica seconda in classifica, ma una graduatoria molto corta e la sconfitta nel derby col P73 hanno fatto retrocedere l'Ancondorica e sopravanzare la Belvederese. In maglia bianca con segni rosso-verdi c'è la squadra di casa, in divisa nera con segni rossi c'è l'Ancondorica, squadra ospite. Partiti dunque per questa semifinale di girone dei playoff. Prima manovra da parte dell'Ancondorica, primo spunto da parte della formazione ospite, poi il primo attacco, vediamo in questa maxi sintesi, da parte della squadra di casa allenata dal tecnico Cesare Carletti, mentre l'Ancondorica è guidata dal tecnico Pasqualini. Dicevamo, prima azione in attacco della Belvederese con questo spunto sulla destra, palla gettata in calcio d'angolo dall'Ancondorica, quindi palla inattiva per la formazione di casa, che si schiera con Fortuna, Valtroni, Brunelli, Zenobi, Bocchini, Pistelli, Bediaco, Romagnoli, Mosci, Bartolucci, D'Ercole, Zingaretti, e poi ci sono Zingaretti in panchina, insieme a lui in panchina ci sono Ricciotti, Scarponi, Cirilli, Marzioni e Pasqualini. Vediamo questo calcio d'angolo, traiettoria, rientrare insidiosissima, palla che termina fuori di poco, brivido per l'Ancondorica, sfiorato il gol da parte della Belvederese. Ancondorica che invece si presenta con Pasqualini, Chiaraluce, Antonucci, Ciccarelli, Camilletti, Caimmi, Mari, Antoni, Bernardini, Mazzanti, Cappella e Galeazzi. In panchina invece esposto Carloni, Frulla, Belardinelli, Pollini e Vincioni. Tecnico, come detto, il signor Pasqualini. Dirige l'incontro il signor Matteo Chiarotti della sezione di Macerata. Angolo per l'Ancondorica, siamo sul versante sinistro d'attacco, palla a rientrare nel cuore dell'area, colpo di testa e la palla che sbatte sulla traversa, occasionissima per l'Ancondorica che trova poi il gol, ma viene annullato dal direttore di gara mentre festeggia il numero 9 Mazzanti. L'arbitro ha alzato il braccio e ha fermato il gioco, c'è anche un cartellino giallo se non andiamo errati per Cappella. Rivediamo, colpo di testa da parte del numero 9 Mazzanti, palla sulla traversa, ancora Mazzanti di testa, poi una deviazione sotto misura da parte di un giocatore, forse il capitano dell'Ancondorica, non siamo riusciti a vedere bene da questa immagine. Fatto sta che è tutto annullato, non c'è gol e quindi si riprende dallo 0-0. Capitano dell'Ancondorica che ovviamente è il numero 4, Ciccarelli, classe 88. Ancora lui, mette il pallone in mezzo, bella questa deviazione dentro l'area di rigore da parte di Galeazzi, in girata, palla fuori. Continua a spingere però l'Ancondorica, dimostrando nessun timore reverenziale verso la formazione di casa che sta soffrendo. Altra palla recuperata, c'è Bernardini che lavora il pallone per Cappella. Ancora Cappella, tiene un po' troppo il pallone, si rotta a centrocampo, calcio di punizione per l'Ancondorica. Siamo quasi a ridosso della linea di metà campo, può schierarsi la Belvederese che però se la prende un po' con troppa calma nel rientrare. Alla fine palla sistemata da Cappella, il tocco ravvicinato, pallone messo in mezzo all'area di rigore, palla che finisce ancora una volta in rete, ma qua c'era già la bandiera innalzata, quindi altro gol annullato. Ancondorica però sempre più pericolosa, si resta sullo 0-0, ma se c'è una squadra che ha spinto di più e forse avrebbe meritato di più sino a questo momento, sicuramente la squadra di mister Pasqualini. Ancora sulla sinistra, in avanti, palla persa, rilancio da parte della Belvederese, palla che sembra facile preda della retroguardia dell'Ancondorica, un po' troppo leggero di testa in questo caso capitano Ciccarelli, riesce a rimediare in qualche modo un suo compagno sulla sinistra, palla spedita in fallo laterale, arriva il duplice fischio del direttore di gara e allora si va al riposo sullo 0-0 con l'Ancondorica che recrimina un po' per le occasioni sprecate, per un gol annullato che lascia qualche rammarico.
con le immagini. Passiamo al secondo tempo di questa semifinale playoff fra Belvederese ed Ancondorica, semifinale del girone C di seconda categoria, maglia bianca, lo ripetiamo, per la formazione di casa, la Belvederese, maglia nera con segni rossi per l'Ancondorica, che nel primo tempo si è resa decisamente più pericolosa della squadra locale guidata dal tecnico Carletti. L'11 di Pasqualini ha addirittura trovato due volte il gol, in entrambi i casi però il direttore di gara ha annullato, nel primo caso è stato anche ammonito per proteste il numero 10 Cappella dell'Ancondorica, che ora manovra ancora. Vediamo se sarà capace la squadra di Pasqualini di insistere come fatto nel primo tempo. Sembra di sì, perlomeno in avvio, con Galeazzi che lavora sulla destra questo pallone che poi viene imbucato, chiedono un fuorigioco che non viene segnalato, i difensori della Belvederese, quindi guadagna un calcio d'angolo l'Ancondorica. Si è presta la battuta proprio il numero 10 Cappella, che vedete va a recuperare la sfera. Ricordiamo il regolamento che impone all'Ancondorica, per provare a passare il turno, la vittoria nell'arco dei 120 minuti, ma fino al 90esimo col pareggio si andrebbe ai supplementari. Quindi ancora tutto da seguire, questo match. Palla all'indietro, il destro interessante da parte di Mazzanti, molto libero al limite dell'area di rigore, poi tenta il tunnel, tenta la giocata, giocatore dell'Ancondorica cade a terra a seguito di un presunto contatto. Altre proteste da parte dell'Ancondorica, per l'arbitro si può giocare anche in questo caso, e quindi nulla di fatto, ancora 0-0, Ancondorica sempre molto pericolosa. Qua però c'è un calcio di punizione per la Belvederese, si incarica della battuta Bediaco, il numero 7, siamo in posizione molto ravvicinata alla bandierina del calcio d'angolo, un po' più dentro al campo, può provare anche il tiro, è un tiro cross il suo, basso, palla ribattuta dalla difesa dell'Ancondorica, poi questa palombella che termina sopra la porta, sulla rete della porta, nulla di fatto, si fa vedere però, si riaffaccia in avanti la Belvederese dopo aver sofferto per un tempo e qualche minuto, si espone a qualche ripartenza l'Ancondorica, come in questo caso, palla sulla destra, il pallone all'indirizzo di Galeazzi, anticipato, si lotta su questa palla impennata, Galeazzi lotta, perde però il duello con il suo avversario, riparte la Belvederese, si distende, il pallone è intercettato però bene dalla retroguardia dell'Ancondorica. Bella palla sulla destra, interessante la velocità di Galeazzi, prova il destro a sorprendere il portiere, palla che attraversa tutto lo specchio della porta e termina fuori. Altra chance per l'Ancondorica, che ai punti meriterebbe sempre più di essere in vantaggio. Attenzione però alla Belvederese, squadra assolutamente temibile, rimbucata da parte di Pistelli, occasione per Bediaco e qui c'è la prima grande opportunità per la Belvederese, clamorosa, la più importante del match, manda fuori il giocatore in maglia numero 7 della squadra di casa, sfiora il vantaggio, sarebbe stata una beffa per l'Ancondorica perlomeno per quanto visto fino a questo momento, ma è stata davvero ghiotta questa chance per l'11 di Carletti che torna a difendersi. Nel frattempo vediamo alcuni giocatori neoentrati, per esempio nell'inquadratura precedente abbiamo visto il neoentrato Vincioni, perché siamo arrivati alla fine dei tempi regolamentari e quindi si va ai supplementari. È finita 0-0 al 90esimo questa sfida, ora altri 30 minuti ma cambia la situazione. Se il punteggio resta questo, la Belvederese vola allo spareggio, alla finale playoff di girone. All'Ancondorica serve assolutamente un gol, serve un ulteriore e maggiore sforzo per la squadra di Pasqualini per guadagnare il turno successivo in ottica promozione in prima categoria, per continuare a culare il sogno promozione verso la prima categoria, e quindi sicuramente vedremo d'ora in avanti un'Ancondorica più sbilanciata in avanti e una Belvederese pronta ad approfittarne negli spazi lasciati liberi dalla propria metà campo, dalla metà campo, scusate, dell'Ancondorica. C'è questo lancio lungo da parte di Cappella, il pallone che viene spizzato al limite dell'area di rigore, poi viene commesso fallo su un giocatore ospite, calcio di punizione, due sul pallone, si tratta di Carloni e Vincioni, siamo veramente a un passo al limite dell'area, va Vincioni, destro a giro, palla alta sopra la traversa, colpisce troppo sotto e nulla di fatto, si resta solo 0-0, ancora Ancondorica però, ripartiamo con le immagini a questo rinvio, palla che si impenna, di testa tocca Carloni, quindi la palla che arriva da Cappella, scusate, lotta Cappella con la palla sotto i piedi, sempre molto abile con il pallone fra i piedi, attenzione però perché Cappella trattiene un avversario, arriva il secondo giallo per il numero 10 dell'Ancondorica, resta addirittura in 10,
da impresa a miracolo si trasforma la missione dell'Ancondorica in questa partita. Mancano alcuni minuti alla fine del primo tempo supplementare, poi ci sarà il secondo. L'Ancondorica deve vincere per volare alla finale playoff col cuore oltre l'ostacolo. La squadra di Pasqualini guadagna un calcio d'angolo, corre per la battuta Galeazzi, uno dei leader, dei trascinatori di questa squadra durante questa stagione ma anche nelle precedenti, pronto al destro a rientrare in area di rigore. Tutta la belvederese protesa a difendere, molto schiacciata all'interno dell'area piccola, ci pensa Galeazzi, dà un'occhiata ai compagni, pronto a scagliare il pallone in the box, il pallone si impenna, arriva sul secondo palo, la deviazione vincente da parte di Frulla, entrato nel secondo tempo il numero 14 dell'Ancondorica, un altro simbolo di questa società, di questa squadra che trova il gol del vantaggio, incredibile per l'Ancondorica. Esultano i sostenitori, i tifosi, gli amici al seguito a Belvedere Ostrense. Rivediamo dal replay, Frulla di coscia praticamente ha trovato la deviazione, il portiere della Belvederese, un difensore sul palo, hanno provato a rimediare sulla linea ma non c'è stato nulla da fare. Ancondorica clamorosamente in vantaggio vista anche l'inferiorità numerica, e ora è la Belvederese che deve segnare un gol per andare alla finale dei playoff, allo spareggio del girone C di seconda categoria. L'Ancondorica mantiene il possesso, Vincioni lavora questo pallone con tutta la sua esperienza, si porta a spasso 2, 3, 4 avversari, tocca dietro per un altro, ne è entrato Belardinelli, numero 15, pallone messo in mezzo, Bediaco recupera, prova ad accelerare il numero 7 di casa. Ora la Belvederese ovviamente chiamata alla reazione, palla persa, fallo secondo il direttore di gara da parte di Belardinelli, calcio di punizione. Finisce qua il primo tempo supplementare con l'Ancondorica in vantaggio grazie alla rete di Frulla, 1-0, altri 15 minuti per decretare la vincitrice di questa semifinale playoff di seconda categoria. Ancondorica in vantaggio ma con un uomo in meno, e palla lanciata lunga subito dall'Ancondorica che vuole lasciare l'iniziativa alla Belvederese vista appunto l'inferiorità numerica. Copre anche Galeazzi, palla per il capitano Bocchini, palla buttata fuori, adesso è un esercizio di attacco contro difesa, in mezzo mette il pallone d'Ercole, attenzione a questa palla che schizza al limite dell'area, la mette di nuovo dentro, il destro da parte di Bediaco sull'assist invitante di Zenobi, sciupa un'altra volta la palla del pareggio il numero 7 della Belvederese mandando fuori due palloni buoni per la sua squadra, due volte non ha trovato lo specchio della porta il numero 7 Bediaco. E allora ripartenza dell'Ancondorica, palla persa però attenzione perché ci sono quattro uomini oltre la linea della palla, inferiorità numerica anche difensiva per l'Ancondorica, traversone insidioso e con un po' di paura nelle mani Pasqualini, il portiere classe 83 dell'Ancondorica, oltre che con tanta stanchezza mentale e fisica, manda in calcio d'angolo sinistro a rientrare in mezzo all'area lo stesso Pasqualini, qua invece con grande coraggio e determinazione nel mucchio riesce a respingere, poi al limite dell'area arriva il tentativo volante di Bocchini che non ha buona sorte, palla fuori, ancora resiste l'Ancondorica con le unghie, con i denti, con il cuore, con la testa, con le gambe, con tutto quello che hanno i giocatori di mister Pasqualini, si difendono, la Belvederese ci prova invece con l'orgoglio, pallone sul secondo palo, colpo di testa, ancora Pasqualini al posto giusto, al momento giusto, riceve anche un colpo probabilmente da un compagno nella sua uscita a mezza altezza, si fa un po' male, vedete le immagini sembrano replicare ogni volta la stessa azione, in realtà è lo sviluppo nel tempo di quanto sta accadendo a Belvedere Ostrense, ovvero l'Ancondorica che manda il pallone fuori e la Belvederese che prova a ripartire, ora però recupera la palla Galeazzi, il suo destro, il pallone che termina in rete Galeazzi al 118esimo che ad Ancona un valore particolare, speciale, realizza il 2-0. Il 2-0 dell'Ancondorica, la grande festa, belle queste immagini per l'Ancondorica, la rete di Galeazzi che di fatto chiude i conti dopo l'1-0 di Frulla, il raddoppio di Galeazzi e vedete l'esultanza in tribuna per gli Ancondorica Boys, una palla rubata a metà campo, un tentativo di fare il fuorigioco da parte della squadra di casa mal riuscito e Galeazzi ne ha approfittato per involarsi verso la porta avversaria e depositare in fondo al sacco in queste battute finali, un po' di nervosismo, viene espulso anche Bocchini,
il numero 5 della Belvederese, che ora è tutta sbilanciata, non ne ha più la squadra di casa, vedete le gambe non riescono più a correre, doppio svantaggio, crampi per Galeazzi che pressa senza avere più energia in corpo, si attende solo il triplice fischio. Belvederese che ci prova con questa azione sulla destra, palla recuperata dalla difesa dell'Ancondorica, il pallone è sui piedi di Belardinelli, fischio dell'arbitro. Arriva adesso il triplice fischio del signor Chiarotti di Macerata e con l'energia residua l'Ancondorica festeggia questa vittoria e vola alla finale playoff di girone, e sarà tra l'altro derby contro il Pietralacroce 73, colei che ha battuto l'Ancondorica nell'ultima giornata. L'Ancondorica sarà proprio la rivale, palcoscenico straordinario, lo stadio dorico d'Ancona, per un derby che varrà gli spareggi per la promozione in prima categoria. Nel mentre, pensando al prossimo obiettivo, l'Ancondorica fa festa. È una gioia indescrivibile. Era quello che volevamo fortemente, era difficile, sapevamo che era difficilissimo uscire vittoriosi da Belvedere, una grande squadra, una degna avversaria che è arrivata seconda in campionato. I ragazzi non ci hanno messo il cuore, hanno dato anche di più. Comunque credo che abbiamo legittimato una vittoria meritata. Con un uomo in meno ci siamo difesi ancora di più, non mi vergogno a dirlo, con un calcio all'italiana, avevamo solo un obiettivo, quello di fare muro e respingere gli attacchi avversari. L'abbiamo fatto bene e addirittura su un rinvio abbiamo anche fatto il secondo gol, e quindi che ha dato la certezza della vittoria. È la degna cornice di una finalissima playoff. Per noi era quello a cui aspiravamo nell'obiettivo più vicino, quello di vincere oggi e andare in un campo prestigioso come il Dorico. Poi anche contro il Pietralacroce del mio amico Marinelli, io sono anche un ex che lì ho anche giocato gli ultimi anni, ho fatto gli ultimi anni da giocatore, quindi per me è un'emozione anche doppia. Una stagione sopra le aspettative, il secondo posto ne è a testimonianza, e quindi è stato un bel percorso, è stata una crescita dei giovani locali con l'innesto di qualche giocatore un po' più esperto, quindi una società che veniva da due retrocessioni consecutive si è ritrovata subito un po' più di morale ed entusiasmo con questo risultato. Spero che sia un buon viatico per le prossime stagioni. Nella partita specifica oggi potevamo fare gol all'85esimo con Bediago, lei ha ciccato clamorosamente la palla e poteva finire la partita. Poi abbiamo tenuto botta fino a un calcio d'angolo e lì c'è stata la mischia che ha rotto gli equilibri e chi andava in vantaggio vinceva la partita. Comunque onore e merito all'Ancondorica, e adesso se la giocheranno credo col Pietralacroce, ho sentito, e quindi una sfida tutta di marca anconetana. È stata una gioia indescrivibile, eravamo venuti qua per fare la partita e niente, è bastato un episodio nei supplementari per portare a casa la vittoria. Siamo felicissimi. Felicissimi anche perché vi consente di superare il turno in una partita di nervi tesissima e appunto in cui serviva un episodio per sbloccarla, però la vostra prova è stata ottima per tutti i 120 minuti. Sì, è vero, ottima. Abbiamo concesso solo un'occasione nei 90 minuti e un'occasione nei supplementari. Abbiamo rischiato più volte di fare gol e ce la siamo meritata. E adesso la replica, il rematch a campi invertiti contro il Pietralacroce. Che partita ti aspetti? Sarà una partita tosta, difficilissima. Loro sono una bella squadra, compatti, e sarà molto dura vincere al Dorico. La cosa che ci rende più contenti, vabbè, a parte aver vinto e andarsi a giocare la finale del girone, è aver dimostrato di giocare veramente bene. In campi larghi sapevamo che potevano, insomma, darci una mano per esprimere il nostro gioco, e vedere una squadra che tutto l'anno si allena per giocare la palla e oggi essere riuscita a metterlo in campo veramente mi rende molto molto orgoglioso. La difesa si è mossa in maniera splendida e spettacolare, quindi sono contento di giocare con questa squadra che gioca questo tipo di calcio. Negli ultimi anni la cosa che un po' mi è dispiaciuta anche quest'anno, vedere squadre che vincono i campionati sfruttando una boa alta, palle lunghe, spizzate, fai laterali, calci di punizione,
È qualche anno che fra la seconda e la prima categoria i campionati si vincono senza il gioco. Noi ci proviamo, oggi ci siamo riusciti, quindi tutto molto bene. Complimenti, il sogno prosegue, come dicevo anche con gli altri, ora il rematch della sfida del 25 aprile con il Pietralacroce al Dorico, sarà un derby con tanta gente, tanto atteso, che partita ti aspetti? Rispetto a giovedì scorso sicuramente le motivazioni saranno diverse, noi giovedì scorso eravamo già qualificati, quindi eravamo un po' più attenti a non prendere munizioni e squalifiche, in più nel nostro campo sicuramente non ci aiuta a esprimere il gioco. Mi aspetto una partita sulla falsariga di quella di oggi, quindi molto, molto fisica, e spero di trovare un campo, un terreno di gioco che ci permetta di giocare a pallone, cosa che all'andata purtroppo non era possibile. Complimenti e in bocca al lupo per il proseguo e per l'ultimo atto dei playoff. Grazie, complimenti anche a voi di MMA Comunicazione, siete veramente i numeri uno, bravi.